Ciao ragazzi, oggi siamo alla penultima puntata del Vela Scuola e cosa andiamo a scoprire oggi? Andiamo a scoprire proprio il mare, il tempo e la meteorologia. Lo sapete che il 71% della superficie terrestre è ricoperta di mare? È così che scopriamo il mare, sopra e sotto. Impareremo oggi a riconoscere il tempo, i tipi di nuvole, la rosa dei venti. Tutto questo poi con una destinazione molto molto importante per tutti quelli che amano il mare. È necessario infatti imparare a rispettare l'ambiente marino, è fondamentale. Ma vediamo come sono fatti il mare e gli oceani. Gli oceani sono una massa d'acqua che circonda la terraferma e ricopre gran parte della superficie terrestre. In senso stretto si indicano con il termine oceano gli spazi acquei più vasti e si chiamano mari, invece, distese acque minori, che dipendono da uno o più oceani. Si differenziano da questi per caratteristiche proprie, morfologiche, batimetriche e via così. Ma questa è proprio la definizione del vocabolario. Ma andiamo a scoprire cosa sono gli oceani. Per le masse d'acqua più grandi, infatti, esistono varie convenzioni riguardanti il numero degli oceani della Terra. In Italia è consuetudine identificare tre oceani: Oceano Pacifico, Oceano Atlantico e Oceano Indiano. I paesi anglosassoni invece ne indicano cinque. Il più grande di questi è senza dubbio l'Oceano Pacifico, con i suoi 179 milioni di chilometri quadrati, seguiti dall'Oceano Indiano, dall'Oceano Atlantico e dall'Oceano Artico. Il più grande di questi, senza ombra di dubbio, è l'Oceano Pacifico, pensate, con i suoi 179 milioni di chilometri quadrati, mentre il più piccolino è l'Oceano Artico, con 14 milioni di chilometri quadrati di superficie. Per avere una proporzione delle dimensioni, il nostro mare, il Mar Mediterraneo, è di solo 2,5 milioni di chilometri quadrati. Se la profondità media degli oceani è tra i 3 e i 4.000 metri, il punto più profondo dell'oceano è la cosiddetta Fossa delle Marianne, nell'Oceano Pacifico, quasi 11.000 metri di profondità, che è tantissimo. Ma andiamo a vedere adesso che cos'è la meteorologia marina, un punto fondamentale per le conoscenze di ogni marinaio. La meteorologia è una disciplina che utilizza le conoscenze meteorologiche, l'analisi delle condizioni atmosferiche in atto, come la pressione, la temperatura e l'umidità dell'aria, per comprendere e prevedere i fenomeni, ovvero il vento, le onde e le nuvole, tutti i fenomeni che riguardano naturalmente il mare. Per mare si intende l'insieme delle acque salate che ricoprono tutto il pianeta. Ma che cosa serve sapere queste cose? Studiare i fenomeni meteomarini è importante per capire le modificazioni del clima che sono influenzate dall'oceano. Un solo oceano, con caratteristiche diverse, ricopre infatti circa tre quarti del pianeta. Inoltre, la meteorologia marina è fondamentale per la sicurezza della navigazione. Ma che differenza c'è tra tempo e clima? Il tempo, infatti, è la condizione meteorologica di un dato luogo in un breve intervallo temporale. Il clima, invece, è la successione delle condizioni meteorologiche in un dato luogo e in un lungo intervallo temporale. Quando si parla di cambiamenti climatici, infatti, non si intende il cambiamento da un giorno all'altro del tempo, ma le variazioni misurate sull'arco di decenni, e questo è un aspetto fondamentale di cui andremo ad approfondire tra poco. Ma adesso rivolgiamo il nostro sguardo verso il cielo, andiamo a vedere le nuvole. Le nuvole fondamentalmente sono aria calda e umida che salendo in quota si raffredda e condensa. L'aria calda è più leggera e sale verso l'alto. Salendo verso l'alto la temperatura diminuisce e se l'aria calda che sale è umida, cioè contiene vapore acqueo, a un certo punto questo vapore raffreddandosi diventa condensa. Questo vuol dire che le particelle di vapore acqueo diventano più concentrate e dunque più visibili ed è proprio per questo che vediamo le nuvole. Sono appunto formazioni di aria calda e umida che salendo in quota si è raffreddata e condensata. La suddivisione delle nubi si fa in base alla loro altitudine e alla loro estensione. Si distinguono fondamentalmente in tre famiglie: le nubi alte, le nubi medie e le nubi basse. Quelle basse si formano a quota inferiore ai 2000 metri. Si chiamano strati, stratocumuli e nembostrati.
Le nubi medie si formano tra i 2.000 e i 7.000 metri di quota e si definiscono altostrati e altocumuli. Quelle alte, infine, si formano oltre i 6.000 metri di quota e si chiamano cirri, cirrocumuli e cirrostrati. Ma quali sono i venti tipici del Mediterraneo? Il Mediterraneo è un mare semichiuso, circondato da terre molto diverse tra di loro. Ci sono i deserti del Nord Africa, le Alpi, i monti dei Balcani e le pianure del Centro Europa. Questa caratteristica influenza il regime dei venti che sul Mediterraneo soffiano da diverse direzioni e con intensità diverse. I principali venti del Mediterraneo, partendo da nord e girando in senso orario, sono la tramontana, il grecale, il levante, lo scirocco, il mezzogiorno l'ostro, che è il vento da sud, il libeccio, il ponente e il maestrale. Andiamo a vedere che cos'è la rosa dei venti. Questa è una rappresentazione grafica dei quattro punti cardinali e intercardinali con indicati venti ad essi connessi. La rappresentazione più antica della rosa dei venti è quella dell'Atlante catalano del 1375. Storicamente la rosa dei venti veniva collocata nel Mar Ionio, in prossimità dell'isola greca di Zante. Ma adesso passiamo all'argomento forse più importante, ovvero il rispetto per l'ambiente. Vi siete mai chiesti perché il mare sia una risorsa così importante per l'uomo e il pianeta? Scopriamo perché e adotta semplici ma efficaci comportamenti per difenderlo. Il mare è da sempre una risorsa fondamentale per l'uomo e il pianeta. È un ambiente pieno di vita, abitato da mammiferi, pesci, molluschi, alghe e molto altro. Le correnti marine sono anche in grado di influenzare il clima e questo va a vantaggio delle popolazioni che vivono nelle zone limitrofe. Da sempre il mare permette all'uomo di nutrirsi, di lavorare, commerciare e guadagnarsi da vivere. Questo però ha inciso molto sulla vita degli esseri marini e l'intensa attività umana sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle specie che vivono sott'acqua. Uno dei problemi più gravi, ad esempio, è la diffusione di plastica nelle acque. Sempre più spesso gli animali marini muoiono dopo aver ingerito pezzi di plastica e questo non può far altro che danneggiare la popolazione marina. Anche l'inquinamento ha enormemente danneggiato i fondali marini e continua a ridurre la biodiversità, causando l'estinzione di vere e proprie bellezze del mare e dell'oceano. Ma adesso, per farla breve, vi darò 6 ragioni per cui il mare è importante. Ecco alcuni semplici punti che spiegano perché il mare è così importante. Scopriamoli insieme. Il primo punto è che produce il 70% di ossigeno e assorbe un quarto dell'anidride carbonica prodotta dalla popolazione umana. 2. Dà la vita a molte creature marine con una biodiversità incredibile. 3. Mitiga il clima e assorbe il calore aiutando il mantenimento della temperatura atmosferica. 4. Batte tutti i record perché ospita dall'animale più piccolo all'animale più grande. 5. Il mare dà lavoro e cibo per sfamarci. 6. Fornisce l'ispirazione poetica e ci fa sentire la bellezza di essere vivi osservando albe e tramonti. A queste 6 regole esistono 6 modi per difendere il mare e gli oceani. Proteggere il mare e gli oceani è un nostro dovere. Scoprite come fare la vostra parte, seguendo questi semplici ma essenziali consigli. Non cacciate animali marini e non raccogliete le conchiglie. Se ne volete un ricordo, fotografatele. Dedicate un po' del vostro tempo a pulire le spiagge. Usate poco shampoo e naturale e applicate la crema solare dopo aver fatto il bagno. Fate docce brevi e non dissipate l'acqua, non sprecate cibo. Informatevi sullo stato del mare e dei suoi abitanti. E rispettatelo infine il più possibile e prendetevene cura coccolandolo e facendolo sentire protetto, proprio come lui talvolta fa con voi. Non c'è più tempo da perdere. È necessaria un'azione collettiva per cercare di ridurre i danni provocati dall'ambiente marino dall'intensa attività umana. Secondo la lista rossa degli animali, infatti, quelli più a rischio di estinzione, le prossime specie animali a scomparire saranno la balenottera azzurra, la tartaruga, il cavalluccio marino, lo squalo e molte altre ancora. Le maggiori cause sono l'inquinamento, il commercio illegale, il fenomeno della pesca abusiva e soprattutto il cambiamento climatico. È necessario infatti un cambio di rotta immediato e l'impegno da parte di tutti per preservare questa grande ricchezza.
e alla fine di questa puntata vi lascio con un bel video che vi spiega bene quali sono gli effetti della plastica sull'ambiente marino. Ci vediamo la prossima volta, ciao! La vita ha avuto inizio nell'oceano e senza l'oceano la vita potrebbe finire. Eppure, mai come oggi, l'oceano e i mari sono minacciati, invasi ogni anno da enormi quantità di rifiuti, carta, legno, metallo e tonnellate di plastica, che arrivano da terra e si rompono lentamente nell'acqua salata, fino a diventare frammenti piccoli 5 mm, le microplastiche. Queste particelle causano ogni anno la morte di uccelli, mammiferi, tartarughe e pesci, e colpiscono in un modo o nell'altro tutti gli animali marini, dal minuscolo krill ai grandi predatori, per arrivare a noi attraverso il cibo che mangiamo. Nel 2050 potrebbe esserci più plastica che pesci nell'oceano. E poi ci sono i cambiamenti climatici. L'oceano copre il 70% della superficie terrestre, trasporta il calore dall'equatore ai poli, regola il clima e fornisce l'acqua che beviamo. Più alta diventa la temperatura superficiale dell'oceano, più frequenti diventeranno uragani e inondazioni. Più aumenta la quantità di gas serra immessi nell'atmosfera, maggiore l'anidride carbonica sciolta nell'acqua e maggiore l'acidità dell'oceano. Una grave minaccia al pianeta, pari a quella del riscaldamento climatico, con conseguenze imprevedibili sulle catene alimentari, sul benessere dell'oceano e nostro. Proteggere l'oceano vuol dire proteggere il nostro presente e il nostro futuro. Ecco perché ci piace l'economia blu, che punta su ricerca, innovazione e tecnologia per cambiare il nostro modo di produrre, distribuire e consumare. Soluzioni innovative nelle attività marittime, nei trasporti, negli strumenti finanziari. Possiamo vincere la sfida. Essere sostenibili e creare nuove opportunità di lavoro in un mercato, quello delle risorse e industrie del mare, che vale 3.000 miliardi di dollari l'anno. Possiamo proteggere però solo ciò che conosciamo, apprezziamo e amiamo. È questo lo scopo dell'Ocean Literacy. Ricercatori, educatori, divulgatori, volontari, tutti noi abbiamo un compito importante: comprendere come l'oceano influenza la nostra vita e come noi influenziamo la sua. Prenderci cura dell'oceano è prenderci cura di noi.